Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Voglia di Spezia. Siamo reduci dalla sconfitta di Salerno, domenica si torna in campo, solo lo Spezia con il Benevento per il recupero quando il campionato è fermo per le nazionali. Parleremo appunto di questa sfida, uno Spezia un po' in crisi di risultati, non di gioco ma di risultati sì, parleremo di questo in vista della sfida con il Benevento, come sempre insieme a Enrico Lazzari. Ciao Enrico, ben ritrovato. Buonasera a tutti. E ci è tornato a trovare un aquilotto vero, a 360 gradi, Antonio Sassarini. Buonasera. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Insieme a lui, elegantissimo più che mai, arrivato all'ultimo, anche dopo Enrico Lazzari, e dobbiamo precisarlo, per la prima volta nella storia, Massimo Casseri. Ciao Massimo. Ciao. Però sono giustificato. Giustificato, vabbè. Lui viene da Genova. Ti giustifichiamo, benissimo. Mandiamo in onda regia i riferimenti per interagire con noi. Potete farlo con un messaggio sul nostro gruppo Facebook Voglia di Spezia, oppure al 331-7070-002, oppure una mail a diretta @teleliguriasud.it. Enrico, tanti contenuti, andremo a sentire le parole di Augello, una delle liete scoperte di questa stagione, la grande festa dell'orgoglio spezzino per i 30 anni, ma urge anche invertire la marcia dal punto di vista dei risultati in campionato, perché ci eravamo lasciati ad uno Spezia comunque vicino ai playoff. A questi punti la partita di domenica difficilissima assume connotati ancor più importanti in chiave classifica. Sì, hai detto bene tu, c'è un po' un discorso di risultati più che di prestazioni, più che di gioco. Questo lo stiamo vedendo tutti, anche se in Serie A abbiamo visto, è stato esonerato un allenatore perché giocava bene ma non vinceva, no? E un allenatore che aveva stravinto con l'Empoli l'anno prima. Quindi nel calcio ci vogliono entrambi, ci vuole il bel gioco e ci vogliono i risultati. Su questo siamo tutti d'accordo. Il primo ad essere d'accordo è sicuramente Pasquale Marino, che ieri sera peraltro è stato ospite degli allenatori spezzini, è stata una bella serata anche quella, oltre che quella della sera precedente ancora con l'orgoglio spezzino, e ha detto cose interessanti anche ieri sera Marino, magari qualcosa poi acceneremo più avanti. E, cosa dire di Salerno? Che si è preso il solito gol scemo, tra virgolette, no? Il solito gol ignorante dopo 10-15 minuti, ci è già capitato diverse volte in questo campionato. E credo che sia uno dei limiti in questo momento della squadra, anche se c'è poi tutte le componenti, no? Perdi palla a centrocampo, possono farti gol come no. C'è stata una serie di concause, ovviamente, sia circostanze, sia errori da parte nostra. Il tiro di Mazzarani poteva essere respinto dalla manna magari in calcio d'angolo, invece ha cercato la presa, la palla è rimasta lì ed è arrivato ancora una volta un giocatore avversario, come era già successo a Verona, per fare un altro esempio di una situazione simile, no? Col portiere che respinge. Non abbiamo nemmeno fortuna, perché poi la traversa nel secondo tempo, invece di capitare magari tra i piedi del nostro giocatore, è andata a finire sui piedi di un giocatore avversario. È ovvio che nel calcio le fortune te le devi cercare, e quindi lo Spezia ha fatto di tutto, sia nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo tempo, in 10 uomini, per trovarsene un po' queste situazioni, no? Nonostante questo, ovviamente c'è qualcosa da migliorare anche nella fase di conclusione, no? Perché quando arrivi tante volte sul fondo, quando metti tanti cross, quando fai comunque tanto gioco, lo Spezia ha creato anche delle situazioni positive anche dal punto di vista del gioco, non si è limitato a buttare palloni a caso in area di rigore, sarebbe stato quasi logico in 10 uomini provare a lanciare solo Galabinov, no?
Invece si è provato a giocare sulle catene esterne per cercare di far uscire un po' la Salernitana, che nel secondo tempo i presenti proprio a Salerno, i presenti sia in tribuna soprattutto, che quindi avevano il polso anche dei tifosi lì vicini, dice che molta gente è uscita dallo stadio incavolata, poi c'erano fischi e quant'altro, perché la squadra non riusciva a superare la metà campo nonostante lo Spezia fosse in 10 uomini. Questo ci rende felici sino a un certo punto, perché è chiaro che se poi gli episodi non vengono trasformati in gol, quindi se la traversa di Galabinov, i 10 centimetri che ci sono, oppure le altre situazioni, l'anticipo all'ultimo istante subì da Wii sul cross di Okereke, per fare altri esempi, nel primo tempo le conclusioni di Bartolomei molto pericolose, col portiere molto bravo, cioè ci sono tante situazioni che potevano portare certamente a un risultato diverso, però quel che poi esce fuori è che fai una prestazione, come dice Claudio Terzi, forse addirittura la migliore dell'anno, almeno in trasferta, perché poi a Livorno la squadra era andata un po' in discesa, no? Nel primo tempo, è vero, aveva palleggiato, ma era talmente quasi facile segnare in quella partita lì, che è stato quasi più difficile giocare a Salerno in 10 contro 11, contro una squadra che comunque era quarta in classifica, è salita terza in classifica, questo bisogna considerarlo, anche se aveva qualche assenza a centrocampo, e quindi giustamente Terzi dice è impossibile non riuscire a far punti in queste gare, però rimane il però che va migliorata questa fase offensiva e soprattutto va migliorata la media tiri in porta gol presi, perché a questo punto credo che siamo forse l'ultima delle partite, delle squadre. Importantissimi. Antonio Sassarini, ricollegandomi a quello che diceva Enrico Lazzari, poi andremo anche da Massimo, uno Spezia che gioca bene, è vero, esce dal campo con l'onore delle armi, ma che nel giro di qualche settimana si ritrova da essere possibile capolista, stiamo parlando di circa un mese fa, non tantissimo tempo fa, nella sfida con il Pescara, ad essere dodicesima a 13 punti, lontano 4 punti dal Benevento, che sarà domenica al picco, e a più 5 dal quart'ultimo posto. Quindi in un mese è cambiata la storia. Qual è il vero problema, secondo te, di questo Spezia? Insomma, adesso io le partite che ho visto posso solo dire che all'inizio, sinceramente, anche la partita col Brescia, che poi si è vinto, ero un po' più scettico su questa squadra, perché diciamo che ci siamo fatti prendere un paio di volte, se non di più, alle spalle tra le linee, tra la difesa e il centrocampo. Il Brescia aveva capito bene come riuscire a metterci in difficoltà e a fare anche un gran gol con Morosini, per dire, mi ricordo, insomma, solo per raccontare solo questo episodio, uno dei tanti, e lì ero un po' più scettico. Direi che col passare delle giornate, man mano queste partite viste soprattutto al picco, e, insomma, lo Spezia mi ha convinto molto di più. L'ultima prestazione, quella veramente fatta bene, al di là col Carpi, è stata proprio quella col Pescara. Quindi direi che, come giustamente si diceva all'inizio, più che altro al di là del gioco è proprio il problema rimane quello lì nei risultati, perché si fa molto gioco soprattutto sulle fasce, come si diceva, si conclude poco poi in area di rigore, qualche volta ci è andata bene, abbiamo fatto degli ottimi gol validi di sicuro, però a volte siamo troppo sprecconi proprio negli ultimi 16 metri e quindi non vedo tanto il problema dove sta, perché il gioco si fa, le occasioni ci sono. A questo punto qui che cosa rimane da dire? Che bisogna stare un po' più attenti in difesa, perché è logico che se ti prendi 4-5 tiri in porta, poi c'è sempre la sbavatura, o la fa l'estremo difensore o la fa qualcun altro, lì vieni subito castigato, ci vuole maggiore attenzione, che di sicuro i giocatori in campo ce la mettono, perché però qualcosina lì bisogna trovare, qualche rimedio, non sta a me dirlo, ma lì ci vorrà senz'altro un attore già, cioè, ce l'avrà già lui il rimedio giusto, e quindi penso che nel più breve tempo possibile qualche rimedio riusciranno a trovarlo, ecco, perché come ti ripeto il gioco secondo il mio punto di vista c'è, e l'ha dimostrato anche a Salerno, come prima dicevate voi,
che ha fatto una gran partita in 10, meritava di sicuro di più, però purtroppo i risultati al momento direi che sono non troppo positivi. Massimo, restando in argomento, due nomi, vogliamo farli. Da casa ci scrivono: Galabinov, se si leva la traversa, non ha fatto niente per il resto a Salerno. Mio bel diablo, non vogliamo dirlo, perché ovviamente Granoccio di due anni fa, sì, quello dell'anno scorso un po' meno, anche lui ormai è un giocatore da Serie C e è andato in Serie C. La mano a Galabinov dovevano essere, è presto per giudicare, ci mancherebbe, però i giocatori che dovevano fare un salto di qualità incredibile a questa squadra, per ora tra gol falliti da Galabinov e qualche gol subito dalla manna sono quelli più attaccati dai tifosi. Ha buona ragione oppure no? Beh, diciamo in questo momento direi di sì, poi però diciamo che anche parziale giustificazione. Hanno avuto anche degli infortuni entrambi, Galabino soprattutto è arrivato all'ultimo momento, secondo me non è forse ancora al 100% della sua condizione. Parlavamo di Granoce, ricordiamoci che quando è arrivato per il girone di andata aveva fatto ben poco, poi è riuscito nel girone di ritorno a diventare il bomber che era e che ci aspettavamo. Quindi diciamo che i conti si fanno alla fine. Certamente se andiamo a vedere in questo momento per quanto riguarda i risultati, forse proprio ecco, la mancanza, gli errori dovuti in un paio di occasioni del portiere, qualche altra occasione anche alle sbavature della difesa. Prima Enrico diceva errori tra virgolette, io direi proprio orrori tra virgolette, le toglierei perché sono stati tanti gol che potevano essere evitati. La mancanza sottoporta invece della giusta cattiveria, della giusta convinzione in alcuni giocatori, perché poi le occasioni ci sono ma gli altri riescono a realizzare, perché se poi andiamo a vedere mi sembra che nelle ultime due sconfitte avrei preso 4-5 tiri in porta e hai preso 4 gol, ecco. Sì. Quindi poi alla fine quelli poi pesano quando te magari crea e non segna, poi tu magari hai tirato 8 volte e ne hai fatto uno, per dire. Quindi quello sì, il gioco c'è, questo però diciamo che poi alla fine sì. Se non sei tifoso, se non guardi la squadra in un certo modo, dici oh che bel gioco, però poi in realtà alla fine i risultati sono anche quelli che contano, se riesci a trovare le giuste dimensioni tra le due, cioè fare del bel gioco e vincere anche, sicuramente il tifoso è più contento. Giocare bene e perdere poi alla fine... Alla lunga non porta niente, dai. Sì, alla lunga porta poco, porta soltanto dei grandi mugugni, perché giochi male ma vinci, poi tutto sommato dici vabbè, giochiamo male ma ti consoli con la vittoria. Certo, da casa, riassumendo, Enrico, prima di andare con le stelline, dicono Galabinov, lo vediamo palesemente svogliato. Cioè, ma... non vogliamo gettare la croce addosso a nessuno, ci mancherebbe altro, ma è normale anche parlare di... Ne parliamo di ne giocatori parliamo. Che comunque sono stati presi per fare salto di qualità. Sembra, se, no? in effetti in campo sembra, lo dice anche Cassi. Sembra, però poi bisogna vedere se in realtà è ancora entrato negli schemi del gioco. Io ti ripeto, se tu lo guardi, in effetti delle volte dici ma sembra un po' svogliato, però in realtà poi... Ecco Enrico, ci ricordiamo anche le parole del direttore, no? Che è venuto qua, comunque ci ha rassicurato i Galabino, ci ha detto, inizialmente quando è venuto... era deluso perché non era più in Serie A. Gli è passata questa sofferenza? Non lo so. Ragazzi, io faccio un esempio su tutti. A me piace fare un esempio perché sono anche giocatori simili, no? Di struttura e quant'altro. Se ci ricordiamo quando noi siamo andati a giocare a Roma contro la Roma, che poi siamo passati con i famosi calci di rigore, a festeggiare sotto la curva, ha giocato tutta la partita Dzeko nella Roma. Sì. Io penso che quella partita lì fosse anche peggio del Galabinov che stiamo vedendo noi, no?
E poi l'anno c'era dopo, motivo, l'anno dopo con Spalletti, Garcia, cioè all'epoca, ma sai, rigore allora aspetta, la sua storia l'ha sbagliato con lo Spezia. Non mi allora adesso vuol mandare via Di Francesco, visto che praticamente il campionato ha fatto due gol e sta facendo prestazioni negative completamente. Paragonare Galabino con Dzeko vuol dire dargli delle responsabilità enormi. Ma io ti sto dicendo, cioè, secondo me Galabino nello Spezia è ancora più importante di Dzeko alla Roma. Ok. Cioè, perché la Roma ha anche altri giocatori che poi alla fine fanno gol. Lo Spezia si basa molto sui gol di Galabino, sul gioco di Galabino, sulla possibilità che ha di impegnare la difesa, di tenere palla, di creare occasioni anche per i compagni più veloci, perché ci sono giocatori che dalle sue sponde possono avere una grande quantità di palloni. Allora, diciamo una cosa, a me col Carpi è piaciuto molto, ok? Poi ha segnato, si è fatto male, è andato fuori. Quindi anche lì, quando non sei al meglio, ti fai male, stai fuori due settimane, poi rientri, poi c'hai ancora un po' la testa così, che ci sta, può essere. Io penso che ormai gli sia passata, perché insomma siamo alla decima partita, non penso che uno tutto l'altro. Il giocatore che ha l'ingaggio più alto di tutta la rosa, da casa ci scrivono. Ma quello ci sta, però, cioè, parliamoci chiaro, sono criticati Dybala quando non segna nella Juve, possiamo criticare anche Galabino, voglio dire, non è che però adesso, io prima di mettergli anche la croce addosso, aspetterei ancora qualche partita, perché è giusto che sia così, al di là del fatto che a Salerno è vero, non ha fatto poco, ma il tipo di gioco che ha fatto la Salernitana con tre difensori centrali di cui due si occupavano di lui e basta, noi dovevamo essere bravi forse, e non lo siamo stati al massimo, di sfruttare il fatto che nelle difese il primo a essere guardato è lui, perché ovviamente colpo di testa, la possibilità di fare la sponda eccetera. Quindi è vero che in certi atteggiamenti sembra svogliato, ma io mi rifaccio a Dzeko perché è simile come atteggiamento anche lui, a volte sembra che non ci sia in campo. Poi magari gli arriva Paolo e fa gol. Noi siamo stati abituati a centravanti che correvano per il campo, come il Granocchio degli ultimi anni, che però arrivava davanti alla porta distrutto e più delle volte sbagliava magari il gol o non ci arrivava proprio. L'anno scorso è stato, credo, l'emblema di questa situazione, con un ragazzo che ormai aveva una certa età e ci provava comunque, ma tanti suoi colleghi alla sua età stanno là in area di rigore e aspettano il pallone. Ma le caratteristiche sono lui invece diverse. Ha avuto sempre le caratteristiche di essere uno che dava determinato aiuto alla squadra e lo continua a dare, ma Galabino non ha mai avuto, se noi lo guardiamo anche nelle precedenti annate di Serie B, Non ha mai avuto questa tendenza ad andare a inseguire tutti i giocatori. Cioè, ogni giocatore ha le sue caratteristiche e soprattutto ogni giocatore fa anche quello che gli chiede il mister. Io penso che il mister non chieda a Galabino di correre a lungo e in largo per tutta la tre quarti e andare a inseguire però i giocatori. Però qua si diceva gioca svogliato, dai. Parliamoci chiaro. Questa cosa qua e Antonio, che sicuramente ha giocato a livelli più alti di me, che ho giocato negli amatori, qualche fattitina. No, appunto Antonio, e passavo la parola a te, perché dai, Antonio, come si fa un professionista in quella categoria lì a giocare svoglia? Cioè, Antonio, io non la vedo la possibilità. Dai, ma io tu puoi avere dei problemi mentali di qualche tipo, ma svogliato è proprio l'ultima cosa che voglio sentire. Ma io non è per difendere la categoria del calciatore, fatto calciatore, ma non vai mai in campo svogliato, ma che ci va in campo svogliato? Io non credo. Poi il contratto, cioè, svogliato magari più, ti può dare questa sensazione, magari può darsi, ecco, magari puoi dire non rientro in un tipo di gioco e quindi non mi arriva mai la palla e sono, può essere svogliato per quello, cioè non mi trovo in un contesto, no. Ma quando si prende un giocatore come Galabinov, si prende per un obiettivo, e qual è? È quello di andare sul fondo e crossare, perché Galabinov i gol te li fa se crossi dal fondo, altrimenti non è un Caputo, un Donnarumma o gli altri che sono giocati, tanto per fare dei nomi così, che sono delle punte di movimento e quindi dei rapaci dell'area di rigore. E quindi magari giocano molto, cioè, sugli incroci, cioè sul movimento, sui tagli.
Garabino non gli fa i tagli perché ha una struttura fisica che è molto bravo, crossa dal fondo o va alla conclusione direttamente in porta, se no la può scaricare, può appoggiare, può fare da torre. Ma io Garabino, sarà difficile vedere Garabino che salta due uomini al limite dell'area, poi speriamo di vederlo, magari calcia in porta. Sarà difficile vederlo così secondo. No, volevo aggiungere però, sul suo discorso, però tutto volevo aggiungere dipende. Una cosa, proprio sul suo discorso, no? Da questo punto di vista, secondo me, al di là dei terzini che possono arrivare con più o meno frequenza sul fondo e anche le mezzali che nel gioco di Marino, come sapete, vanno a incrociarsi sugli esterni anche con i terzini, andando ad aiutare, a volte ci vanno anche loro sul fondo, io credo che serva in questo momento anche da parte delle ali, quindi che ne so, Okereke, Pierini, l'altra volta ha giocato Okereke, Pierini, Okereke, Bidawi, perché anche Bidawi è bravo a scartare l'uomo e andare sul fondo, però tante volte magari si eccede nel voler scartare due o tre volte l'uomo, tante volte secondo me anche gli esterni, anche lo stesso Okereke che fa lo stesso tipo di gioco, potrebbero provare a mettere prima la palla verso il centro, perché un attaccante come Galabinov magari andando due o tre volte sul fondo e vede che non gli arriva la palla, io lo capisco, cioè ci sono questi tipi di attaccanti che dicono perché non fai il gioco che mi piace a me. Ti arrivano pochi cross, Massimo. Sì, cioè io quello, infatti quello che ho detto sembra. Ogello ne ha fatti tanti. Dico sembra sempre un giocatore che, come dicevamo prima, che quando è in campo è svogliato, però sembra, perché poi se in realtà vai a vedere le poche palle che tocca, perché poi non è che... però lui mette sempre in difficoltà la difesa avversaria. Ora, in molti casi è riuscito, toccando una palla o due a partita, magari a realizzare un gol o andarci vicino. Quello che magari, ecco, sembra, perché magari hai la, dici, beh, se riuscissi ad avere 4-5 palle gol, si trasformerebbero magari in un paio di reti, potresti vincere la partita. Mentre magari ne ha una, ne ha due, certamente questa è la caratteristica del giocatore. Non è un giocatore che se ha una palla gol la fa, ce ne vogliono tre o quattro. Ma quello lì non lo dico neanche, perché non è vero, perché per poi se deve... Sì, però non è che abbia avuto, non no, che sì, però non è che ha tirato quattro volte in porta. Se poi vai a vedere, nell'ultima col Pescara avrà tirato due volte, ha fatto un gol e una gli è stata presa. Ha fatto il paratone, ecco. Cioè, poi che cosa gli puoi dire a un giocatore? Certo, dici ne ha toccate due, però. Cioè, molte volte anche Icardi, che prendiamo lui, sembra in campo che sia svogliato, inesistente. Poi all'89esimo dice ha fatto due gol, ma dove è stato per 88 minuti? Niente, perché se non faceva quei due gol gli davi quattro, diventa giocatore da sé. Chiudiamo l'apologia di Galabinov, eh? Da casa ci abbiamo parlato di Icardi, di Dzeko, di Dybala. Questi sono, diciamo che prendi certi giocatori di caratteristica. Ora, questa ha segnata la Juve l'anno scorso, cioè parliamoci quindi, chiaro. Da cioè, casa ci scrive un nostro telespettatore in chiusura dell'apologia di Galabinov. Cerchiamo di rovinare Galabinov, mi raccomando, come al nostro solito. È in cerca, lasciamolo stare, sosteniamolo. Detto questo, andiamo a sentire le parole. Non abbiamo fatto critiche costruttive. Ma noi siamo in diritto, in maniera educata, di dare il nostro pensiero sempre. Andiamo a sentire Augello, uno dei più positivi davvero di questa annata. Straordinaria per lui, per costanza e rendimento. Sentiamo cosa ha detto, tra l'altro anche un buon oratore. Sentiamo. Ma sicuramente abbiamo fatto una bella partita, questo l'hanno visto tutti. Abbiamo giocato come sappiamo fare. È arrivata una sconfitta probabilmente meritata, anche in vista dell'inferiorità numerica di tutto il secondo tempo. A maggior ragione nel secondo tempo, a mio modo di vedere, abbiamo fatto forse meglio del primo, e c'è stata magari una mancanza nostra più che una sfortuna di riuscire a concludere magari in maniera un po' più determinata certe situazioni che alla fine abbiamo creato, perché fino alla tre quarti campo ci arrivavamo senza problemi, li abbiamo tenuti lì tutto il secondo tempo, siamo stati veramente bravi, belli da vedere, ma purtroppo con zero punti. Però per il mio modo di pensare il calcio l'obiettivo non è sicuramente migliorare il risultato finale, ma quella è una conseguenza che viene da un gioco creato. E penso che il gioco che noi stiamo facendo in questo momento, l'obiettivo è riproporre quello che abbiamo fatto. Poi il risultato
se giochi 10 partite così non so quante ne perdi, secondo me veramente poche. Perché abbiamo fatto una partita fatta bene e ripeto, se ne giochiamo così ne perderemo poche, per cui sicuramente c'è rammarico e tutto, però non è che dobbiamo stravolgere le cose perché abbiamo perso una partita, ecco. Anche perché ora avete l'opportunità di avere due partite in casa, poter provare. Sicuramente il pubblico ci aiuta e anche i dati stanno dimostrando come in casa ci esprimiamo meglio dal punto di vista del punteggio, quello è fuori discussione, però anche quello credo sia anche un po' casualità, ecco. Non penso ci sia un problema trasferto. Dice non c'è un problema trasferta, Tommaso Augello, andiamo però a vedere i voti della trasferta di Salerno. Enrico, difesa, centrocampo, attacco e allenatore, vai. Allora, se la regia mette la grafica, la difesa ha preso la sufficienza nonostante il gol preso, perché 5 due stelle e mezzo, dai, 5 e mezzo, dai. Sono, vabbè, se è 10 tutto il che è, quelle, vabbè 5 c'è ragione, può essere 5, dai, dai. Quasi la sufficienza, dai, il centrocampo possiamo ritenerlo sufficiente. Anche se ovviamente i voti sono, secondo me, anche molto influenzati dal risultato, questo è normale. L'attacco ha preso invece solo due stelline, l'allenatore invece si mantiene sempre... Di solito l'allenatore è quello che prende più stelle di tutti. Quindi perché la squadra gioca, ma non è apprezzato, vince. L'allenatore, ma diciamo meno la squadra in alcuni... Ovviamente l'attacco, insomma, che prendesse magari non la sufficienza, ci stava, perché quando tu... crei comunque delle occasioni e non le sfrutti, credo che sia giusto che ti becchi due stelline. Ok Enrico. Poi diciamo qualcosa di cosa ha detto ieri sera Marino, perché sì, sono cose interessanti. Andiamo più avanti, intanto concludiamo questa parentesi. Massimo, ci scrivono: nel calcio conta il risultato, meglio essere brutti esteticamente che belli e perdenti, però l'analisi di questo telespettatore è... problema difesa, lui dice, da 3 anni a questa parte, mascherata il primo dei 3 anni da un super Cicci Zola, che era un portiere di un'altra categoria. Può essere questa una chiave di lettura? Fino adesso questi sono i punti, perché in realtà... I gol subiti. Sui gol subiti prendi dei gol, quell'anno con Cicci Zola sicuramente ne prendevi molto meno, lui aveva fatto anche... tantissime parate sicuramente, però poi alla fine il salto lui lo ha fatto di categoria e di importanza. Però fa panchina. Sì, vabbè, però insomma l'anno scorso... No, ma non per sminuirlo, ma dico certo. Ora fa panchina, pur sempre nella Serie A spagnola, ma fa panchina. Sì, no, vabbè, però voglio dire, questo in quel momento lì, diciamo che la storia fino adesso ha dato... Ancora che... ora in Serie B sarebbe un grandissimo gol. Quello che ti dico, poi... Ha trovato un'ottima dimensione anche dopo... a livello mentale, un portiere allora. Mi insegna di nuovo Antonio, ha bisogno anche di star bene proprio con la squadra, come gioca e anche a questo proposito Antonio, scusa Massimo, collegandomi a Cicci Zola sulla domanda, dice dell'attuale rosa, secondo te, dato che è stato un giocatore di Serie B, no? Inacio si è arrivato in B. Ok, chi potrebbe essere pronto per la Serie A? Cioè ci sono giocatori che l'anno dopo potrebbero giocare in Serie A, se non aspetta da un'altra parte? È una domandona, perché non ne vede no, ma ci sono, ci possono essere dei ragazzi adesso, qualcuno ormai ha raggiunto, insomma c'è già un'età abbastanza avanzata, ma noi di giovani io ne vedo, a parte Giulio Maggiore, e poi vedo anche qualcun altro di questi ragazzi qui, soprattutto l'attacco, che prima ti dicevo il nome, ti piace? Okay. No, Jasi. No, Bidawi. Piace molto Jasi, Bidawi, quel ragazzo lì che è fortunato. Perché gli ha sempre nella presentazione. Anche se ormai... No, scusa, è quel ragazzo, Bidawi, è quello che si è infortunato contro Pescara, no, mi sembra. Sì. L'ultimo che è uscito. Quello questo ragazzo qui lo vedo... Anche se è uno che le sue primavere ce l'ha, non è adesso giovanissimo. Non so, adesso 26, non so l'età. 26. Vabbè. Però poi sta facendo molto bene Augello. Sta facendo molto bene questo terzino, sto ragazzo qui, e poi anche De Colle, insomma, ormai è già qualche anno che è in B, potrebbe anche fare il salto. Comunque ci sono appunto questi ragazzi che di sicuro li auguro loro di poter
arrivare nella massima serie. Ti salutano anche da Monterosso, Enrico. Grazie. Tante volte, come diceva Mimmo Di Carlo, che al quale facciamo gli auguri perché non è un... È tornato in Serie A, nonostante la retrocessione in C l'anno scorso. Non è che sia, non è che sia un'operazione facile portare in salvo il Chievo. Sicuramente è un'operazione difficile, però insomma gli facciamo... Le motivazioni rispetto a Ventura ce l'ha. Ma no, gli auguri... Ma Di Carlo diceva sempre, se ci ho giocato io in Serie A, con i piedi che avevo, vuol dire che ci possono giocare tutti. Basta averci la testa giusta. Mimmo giocato, era come a Palermo, esatto. Non è che ci avesse. Lui è arrivato in Serie A perché era uno così, era uno tenace, piedi a livello tecnico, intanto adesso non ci sente che non... Tecnicamente non era un po' cima. Un Paolino Ponzo, dai, per ricordare. Era un tipo Paolino Ponzo, però anche grande, Ponzo ha giocato in A, eh? Portato molto a sacrificio, quindi era uno veramente, questo qui ha fatto da gregario per tanti buoni giocatori. È arrivato a fare capitano al Vicenza e semifinale, sì, di Coppa Mimmo è stato un grande, certo, proprio per questo soprattutto. Enrico, che cosa ha detto Marino di così importante ieri dagli allenatori? È importante, ovviamente quando parli agli allenatori parli di tattica, parli di gestione dello spogliatoio, c'è stata anche un'interessante introduzione da parte del preparatore atletico che ha spiegato un po' come le varie fasi della settimana per quanto riguarda prima la preparazione pre-allenamento, quella che adesso magari ai tempi di Antonio non si curava così tanto il preallenamento, no? Non si faceva palestra in particolare, adesso fanno riattivazione motoria cosiddetta, no? Il core, queste cose qua, cioè tutti questi movimenti che cercano di riattivare tutti i muscoli del corpo prima di passare poi all'allenamento vero e proprio, quindi c'è questa fase in palestra di vario tipo rispetto ai giorni della settimana. E poi ci sono queste varie esercitazioni, tutte col GPS, che ci ha fatto vedere infatti in grafica tutti i tracciati del GPS, una volta il GPS, che ovviamente vengono confrontati alla fine di ogni allenamento, vengono confrontati con la media delle gare di Serie B. Cioè, se tu l'allenamento col GPS dei giocatori, con i movimenti, con la corsa, riesci ad andare a ritmi superiori a quelli che solitamente ci sono in partita, vuol dire che sei nell'allenamento giusto, cioè l'allenamento della squadra è al livello giusto, da lì in su. Addirittura spesso e volentieri la squadra si allena con ritmi di allenamento che sono superiori a quelli che si trovano poi. Stai pensando di fare l'allenatore, Enrico, di prendere patentino? No, assolutamente. No, vediamo... mi interessa, è sempre molto interessante andare a sentire gli allenatori che parlano ai loro colleghi, no? Gli altri anni, i vari allenatori nostri sono andati invitati dagli allenatori Spezzini, come al solito c'è la premiazione dei vari vincitori delle varie categorie, no, in questo periodo, e poi c'è appunto la parte dedicata all'allenatore della squadra dello Spezia che fa una specie di conferenza. Le cose interessanti dette da Marino, che magari sono cose che non ha detto qua perché alcune cose le ha già dette anche qua da noi, ad esempio lui ritiene che al giocatore quando tu gli spieghi perché non gioca, ok, lui dice normalmente io non parlo con chi magari faccio giocare 10 partite e poi lo metto fuori, no? Perché già capisce che dovrebbe già capirlo lui che se gioca un altro vuol dire che in quel momento ritengo che sia meglio quell'altro. Però se il giocatore poi viene a chiederti, tu devi essere più sincero possibile, perché è inutile che gli dici no, guarda, tra due settimane ti rifaccio giocare, cioè tu devi essere franco e sincero. Se pensi che in quel momento lui sia meno utile alla squadra di altri, gli puoi anche dire che starà fuori 2 mesi. Lui ricorda il caso in cui è arrivato un nuovo allenatore quando lui era a Catania, lui era capitano del Catania, aveva già 34 anni, era capitano del Catania, giocava a centrocampo, però più offensivo, era un trequartista. E è arrivato l'allenatore nuovo, era a novembre, tipo di questo periodo, e l'allenatore nuovo, visto che in quel momento voleva dare equilibrio alla squadra e lui era il trequartista e voleva fare un sistema di gioco che non prevedeva il trequartista, gli ha detto guarda, fino a febbraio tu non giocherai, gliel'ha detto subito chiaro, e lui dice dicevo cavolo, sono il capitano e tutto, e tu mi arrivi e mi metti fuori squadra per 3 mesi, però dice dopo è risultato positivo perché io ho capito che lui voleva dare equilibrio alla squadra, da febbraio in realtà ho ricominciato a giocare una e poi siamo più andati ai playoff decentrato. Quindi vuol dire che no, non lo so in che posizione, fatto sta che giusto. Poi ha spiegato ovviamente i movimenti del 3-5-2 contro il 4-3-3, okay. La cosa interessante che tante volte poi si discute quando difendi più o meno alto eccetera eccetera,
credo che sia interessante che quando lo Spezia gioca con tre attaccanti rapidi, quindi quando c'è Okere che magari al centro dell'attacco, lo Spezia può difendere anche qualche metro più dietro, perché hai subito la possibilità comunque di lanciare in profondità i giocatori. Quando giochi con Galabinov devi fare la difesa più alta, perché devi recuperare il palla più alto, perché Galabinov non lo puoi lanciare sulla profondità. È vero, puoi lanciare gli esterni, ma se lanci gli esterni devi dare tempo al centravanti di arrivare poi per andare a impattare il pallone. Quindi tutta una serie di cose, comunque insomma, magari anche alcune cose tecniche che evitiamo. Beh, però si parlava di un aspetto interessante, no Antonio? Non so quando giocavi tu, cioè gli stili di leadership, no? Anche da parte di un allenatore. Mario, un tempo non ci si faceva caso, ora ci sono dei seminari, degli aspetti anche delle tattiche anche mentali o di comportamento che portano anche dal punto di vista di comunicazione a esprimerti in un modo o nell'altro. In un calcio sempre più veloce, sempre più vorticoso anche dal punto di vista di rapporti, quanto incide questo aspetto secondo te nel 2019 per ottenere risultati? Insomma, il calcio, come dicevi te, è cambiato rispetto ai miei tempi, non è che fosse tanto molto più, però come diceva Enrico Marino, sei ancora giovane, no, sono ancora giovane, 80, va bene. No, fino a qualche ho visto giocare diciamo. Anch'io, quindi è giovane, però non me ne sono accorto alla festa dell'orgoglio spezzino, perché poi ne parliamo, rimasto, cioè siamo diventati vecchi quelli che c'erano anch'io, quindi ho visto molti più giovani, ne parliamo, quindi no, però è cambiato molto. Ma io, cioè, ai nostri tempi, cioè l'allenatore, quello che diceva Enrico, che Marino giustamente dà delle spiegazioni, come anch'io do e ho dato delle spiegazioni, bisogna essere sinceri. Ai miei tempi addirittura se gli allenatori attaccavano il fogliettino lì di chi giocava la formazione e poi andavi a vedere dove eri, ecco. Me ne è capitato uno così, ma tanti altri ti raccontavano molte frottole, cioè questa settimana non ti ho visto bene, ma invece poi non è niente vero, magari avevi dato ancora di più. Quindi poi, allora, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto degli allenamenti, adesso forse gli allenatori sono cambiati, c'è questa nuova generazione che magari sono ancora più a contatto con i ragazzi, perché anche loro hanno vissuto un'altra era, oppure magari la stanno vivendo anche ora, hanno capito anche da quello che ti dicono a Coverciano quando fai i corsi che l'aspetto psicologico magari è più importante, quindi cerchi di curare i nodi in dettaglio anche di più lo spogliatoio, mentre forse prima non si faceva. Tutto questo può incidere. Poi non ne parliamo ora degli allenamenti. E adesso, vedi, prima si fa palestra, prima non c'era, facevi due flessioni. Cioè si cura di più l'aspetto tutto quanto, atletico. Psicologico, atletico. Anche perché nel calcio di adesso l'atletismo... Poi, adesso è cambiata anche la struttura. Ora tutta gente 1,85 m, 1,90 m. Prima non era così. Quindi il calcio è cambiato in tutto. Quindi l'aspetto conta molto, contano molto questi particolari. Infatti c'è tutto un altro aspetto rispetto a un tempo, rispetto a qualche anno fa. Ma credo che tutte le squadre curino questo aspetto, perché se lo cura lo Spezia, penso che tutti gli altri allenatori lo cura Marino. Certo. In tutte le altre società sarà di sicuro così. Poi contano molti giocatori che si sappiano mettere a disposizione e che tutti quanti vadano dietro a quelle che sono le direttive della società dell'allenatore. Penso anche che ci fosse anche poco la possibilità ai vostri tempi di rivedere le partite in sala video, non so spiegarvi. Adesso, guarda, io ti posso dire che io ti dico che Sonetti nel 77-78, quegli anni che era qua, mandava una persona in tribuna al picco e faceva fare le foto in certi momenti della gara, alla difesa, al centrocampo, come eravamo schierati. Però pensa a te, Sonetti era un allenatore più avanti, un precursore. Bene. Poi dopo sono venuti fuori le varie cose, adesso arriviamo al GPS. Noi andavamo avanti con queste diapositive. O ai droni sopra agli allenamenti, vero Enrico? Andiamo a qualche messaggio, dice Arianna. Forza ragazzi, più cattiveria, vogliamo leoni inferociti domenica. E poi ci scrivono, per tradurre i punti in gioco di Marino ci vogliono altri interpreti. Daniele, con questi giocatori devi giocare a non prendere gol e sfruttare gli spazi che lasciano gli
avversari. D'accordo con Antonio, Marco dice: avevo visto diverse partite, mi sembra che Bidawi sia una spina sempre nel fianco delle difese avversarie. Ora Enrico, andiamo a vedere qualche immagine dell'Orgoglio Spezzino. Grande festa, martedì 30 anni dell'Orgoglio Spezzino, un club davvero longevo e dal grandissimo entusiasmo e della grande passione. Vediamo qualche immagine insieme con l'intervento di Marino e di Maggiore. Sentiamo. Grazie, grazie per l'accoglienza. Sono momenti molto belli, magari preferivo che... di festeggiare questa serata con una vittoria che non è arrivata purtroppo, quindi questo ci rammarica. Mi fa piacere essere qua perché si capisce la passione dei tifosi spezzini, vedendo anche tutti gli ex calciatori invitati a queste serate, significa che non dimenticano mai chi ha dato qualcosa per questa maglia, quindi questo significa che si affeziona e speriamo che anche noi facciamo la stessa cosa, così magari negli anni saremo ricordati come avete fatto con questi giocatori che hanno vissuto la maglia. E ringraziamo tutti e siamo orgogliosi appunto di essere qua questa sera e niente, come ha detto loro, daremo sempre il massimo per questa maglia, perché come voi in curva o comunque al picco ci siamo stati, quindi sappiamo cosa si prova e daremo sempre il massimo. Queste alcune immagini della festa, c'era anche Antonio Sassarini, c'erano tanti davvero ex. A un certo punto c'è stata una telefonata anche a un grandissimo ex, allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. Vediamo questo breve estratto curioso. Regia, mandiamolo in onda. Vai pure Luciano, grazie, sì. Sì, sono io Lucio, sì. Ciao Lucio. Ma devi venire però, è colpa di Milo se l'abbiamo fatta stasera. Ricordate che io sono diventato l'allenatore dell'Inter grazie alle persone che nel tragitto della mia carriera ho incontrato. Spalletti, Antonio, no? Ha detto: sono diventato allenatore dell'Inter, lui ci sa fare con le parole, ci mancherebbe altro, è un bravo comunicatore, ma grazie a quello che ho imparato anche a Spezia nella mia carriera. Davvero un bel messaggio per la gente che era lì e anche per tutta la città. Ma, secondo me quando capiti in certe piazze, se sei un giocatore un po' svogliato, magari Spalletti, io l'ho solo visto giocare qualche partita qui a Spezia, io giocavo al sud, ero... Mi è capitato di vederlo, diciamo, se era uno che correva, magari di quelli un po' spensierati, veniva da Lentella, viene a giocare a Spezia, dici vabbè, ma lì vado. Invece qui c'è un ambiente che ti fa capire come devi affrontare le partite e l'impegno che devi mettere, perché c'è una bella differenza magari da Chiavari a Spezia. Quindi lui quello che può aver detto che magari da quando sono venuto a giocare a Spezia ho messo un po' la testa a posto calcisticamente, sì, quindi magari sono maturato prima come tante calciatore cose. Lui dice ho imparato tante cose da voi cose. Per diventare un calciatore però, più importante ma anche un allenatore. La chiave di lettura che ha dato Antonio è vero. Io ho fatto delle, a parte che sono cresciuto qui a Spezia, ma quando poi ho giocato soprattutto al Meridione e in piazze Catanzaro, Palermo, Foggia, così società che hanno giocato in Serie A, non è che arrivi lì e pretendono che, perché lì la voglia c'è sempre, ma un professionista la deve sempre mettere, però ti fanno capire che cos'è ancora di più, e cioè la piazza già te lo fa capire che cosa vuol dire giocare in certe città. Comunque lui quando era anche a giocare qui, insomma anche con Massimo siamo testimoni perché l'abbiamo anche conosciuto bene, lui era già una persona che aveva, cioè lo vedevi che era
che avrebbe fatto probabilmente, se non, il, non potevamo saperlo che avrebbe fatto l'allenatore, però aveva già questa, questa maturità, pur essendo un ragazzo. Il modo di esprimersi. La maturità quando parlava, quando si esprimeva. Quando... Un po' come Enrico, e gli facciamo in bocca al lupo anche a Davide Nicola, eh? Perché quando faceva le conferenze stampe a fine carriera con noi è allenatore prima stato, era un grande, ancora sì. Prima di diventare allenatore. Non è andato all'Udinese, non al Genoa, dai. No, vabbè, quello sì. Lui ci teneva più andare al Genoa. Io me lo ricordo Spalletti, addirittura la prima volta che lo vidi era un Migliarina Teli, vi ricordate il Migliarina Teli di Mecozzi? Migliarina Teli contro il Ponte, no aspetta, non il Ponte d'Era, una squadra toscana dove lui giocava. E ho visto questo cavallone sulla fascia che correva con queste gambe. E poi ce lo siamo ritrovati, credo, tre stagioni dopo. Lì era Serie D, perché il Milanese... Castelfiorentino. Castelfiorentino, sì. Castelfiorentino, bravo. E praticamente poi ce lo ritrovammo. Ce lo ritrovammo, esatto, ero giovane, molto giovane. Io ero nato. Ero molto giovane, quindi niente, ce lo ritrovavo poi nello Spezia e migliorò però anche qui dal punto di vista anche, non è mai stato un giocatore tecnicissimo, però insomma metteva i piedi, non erano proprio, non è che i piedi non erano ideali, però giocava un po' in tanti ruoli, molto meglio come allenatore ma lo stesso Marino che ieri diceva avrei messo la firma di fare, o io ho fatto sempre Serie C, avrei messo la firma come allenatore di rifare altrettanti anni di Serie C, eh. Invece mi sono ritrovato che quando ero più spregiudicato allenavo in Serie A, ora che sono un pochino più maturo in Serie B. E l'ultima cosa invece che voglio dire, sempre riguardo alla festa, bellissima festa dell'altra sera, più di 200 persone, ad Alinò per l'orgoglio spezzino, la carambata come l'ha descritta Marino, perché si è ritrovato con un ex compagno di squadra che fu Ferretti, il Ferretti della famosa vittoria, no, credo a Catania. No, no, a Marsala ha detto. A Marsala, non a Catania, scusa, adesso volevo dire Marsala, ma è venuto a Catania, chissà come mai, vabbè, ci sta, ho messo il vecchio anch'io, e ha raccontato questa cosa qua, che lui praticamente è arrivato Marino, 23 anni, è arrivato Ferretti, aveva 23 anni, ma era chiaramente un giocatore tecnicamente fortissimo, lui che era molto giovane, aveva meno di 20 anni, ma giocava in quel momento titolare, disse mi ha levato il posto, mi ha messo in panchina già allora, e quindi è stata interessante anche questa. Enrico, domenica giochiamo, no? Giochiamo solo giochiamo noi. Domenica? Giochiamo solo noi, no? Con il Benevento. Caramba, che sorpresa! No. Andiamo a vedere, siamo davvero nelle fasi finali della trasmissione, il Benevento. Questo Benevento che non è che se la vede benissimo. Ottavo posto, squadrone che viene dall'A, Nocerino, Maggio, chi ne ha più ne metta. Sai. Andiamo a vedere la formazione, dai. Aspetta, parliamone anche un attimo, insomma, è una partita importante. Eccolo qua, perché schermate è una partita importante sia per noi che per loro. Bucchi si gioca moltissimo, il Benevento è partito qualche giorno fa, è andato direttamente a Verona a fare un ritiro. Quindi il Benevento è stato in ritiro tutta la settimana, scenderà a Spezia per la partita domani, dopodomani, il sabato, e quindi cosa c'è da dire? Innanzitutto che Bucchi si trova alle prese con tantissime assenze, ciò non toglie che comunque la rosa è abbastanza numerosa, però quando ti vengono a mancare poi tanti giocatori in un ruolo specifico, e specificatamente lui ha qualche problema in questo momento proprio nel fulcro, nel centrocampo, anche se due giocatori. Mettiamola in grafica da regia, centrocampo, la vediamo meglio. Ci sono, che sono Viola e Bandinelli, loro sono di ruolo, diciamo. Allora, noi l'abbiamo schierati col 3-5-2 perché? Perché a Carpi per la prima volta Bucchi ha cambiato il sistema di gioco, è passato dal 4-3-3 o 4-3-1-2, dipende dalle partite, al 3-5-2. Perché lo ha fatto? Perché probabilmente la squadra ha sofferto troppo in difesa in alcune partite, ha preso troppi gol, e quindi a quel punto probabilmente l'allenatore, anche per le disponibilità dei giocatori che aveva, perché piano piano si sono ridotte in queste due settimane, perché
faccio l'elenco solo di chi manca, a meno che non ci sia qualche clamoroso recupero, che dovrebbe esserci più di Letizia e di Asensio, che io li ho messi in campo ma non è ancora deciso se giocheranno o no. Mancano Maggio, Tuia, Antei, Costa, Del Pinto, Bucatà, Improta, Nocerino e Teio per squalifica. La metà di questi sono titolari. Quindi diciamo che sì, una buona metà di questi sono titolari normalmente. Teniamo conto che rispetto alla formazione che ho messo questa sera col 3-5-2 sono comunque fuori, e pur stando bene, sia Insigne che Ricci, il fratello di Matteo, quello che è da noi. Quindi che sono due giocatori che per la B sono molto importanti. Quindi per farvi capire comunque lo spessore della rosa. Hai fatto bene a ci può essere anche la situazione in cui Asensio, che pare abbia preso una botta in allenamento prima di partire, però i colleghi di Benevento oggi mi dicevano che probabilmente è solo una botta, quindi dovrebbe farcela, però se non ce la facesse nemmeno lui, a quel punto probabilmente giocherebbero con un'unica punta davanti, cioè Coda, affiancato magari in una sorta di 3-5-1-1, magari da o Insigne o Ricci, che gli giocano vicino magari. Tenendo conto di questa formazione che ho messo in campo, vabbè, la difesa Volta, Billong e Di Chiara sono tutti di ruolo, quindi in realtà anche se Antei è in dubbio o addirittura fuori, però i tre difensori centrali diciamo che ci sono. Manca per quanto riguarda la parte destra, quindi a parte Monti poi porta, la parte destra intendo il quinto di destra, ma Maggio, che è sicuramente un giocatore che insomma, al di là che abbia una certa età, è un giocatore importante per loro e quindi giocherà Gianfi. Dall'altra parte invece Letizia dovrebbe farcela. Se non ce la facesse Letizia, allora a quel punto la difesa a 4 diventerebbe quasi obbligatoria, con Gianfi che si sposterebbe dietro, Volta, Billong e Di Chiara che andrebbe a fare il terzino sinistro. Tante incognite, Enrico, ci hai fatto capire. A centrocampo, se giocano così, Bonaiuto, che è più un trequartista, andrà a fare la mezzala. Okay. E le due punte sarebbero Asensio e Coda. Quindi ci sono molti dubbi. Sembra che questa al momento sia la formazione più possibile, però come sappiamo ci sono ancora due giorni, c'è soprattutto da verificare le condizioni anche di Letizia e di Asensio, quindi andremo a vedere quale sarà poi. Signor Enrico, in attesa dello Spezia, Massimo da casa ci scrivono, poi ce lo dirà Enrico. Mastinu, ci manca un po' di fantasia, è un giocatore che può dare davvero qualcosa di importante? L'anno scorso finché ha giocato sicuramente ha dato un qualcosa di importante, un po' di fantasia, ha dato anche, era un giocatore che era migliorato notevolmente, potrebbe essere un giocatore che se ritrovato potrebbe dare anche qualcosa, anche se poi se andiamo a vedere sul piano del gioco, l'abbiamo detto fino adesso, nelle ultime partite lo Spezia non è mancato sul piano del gioco, è mancato sicuramente sul piano dei risultati e sul piano dei gol. È uno che crossa bene però. Sì, certo, certo. Forse quello che crossa meglio di tutti. Sì, però voglio dire, però non hai giocatori che poi i cross non li fanno, però ha ragione Enrico, molte volte ti manca o sotto porta, ti manca il momento per andare a realizzare, anche perché se andiamo a vedere anche analizzare la partita di sabato scorso, hai avuto diverse occasioni in mischia e poi o rimpalo una cosa, non l'hai presa o ti hanno anticipato l'ultimo istante e non sei riuscito a realizzare. Hai avuto anche occasioni in alcuni momenti che hai sbagliato magari la giocata che invece potevi fare e quindi hai perso magari l'attimo per riuscire a portare il giocatore davanti alla porta, magari a tirare in modo migliore e più pulito rispetto a quello che hai fatto. Quindi non è che poi diciamo manchiamo sul piano del gioco, però manchiamo in quel momento. Poi non so, questo potrebbe essere anche soltanto un momento così, poi riesci a realizzare e ti riesci a sbloccare, magari ti va molto meglio. Certamente, secondo me, se il gioco resta di questo livello qui, i risultati poi alla fine vengono. Non sarà sempre sfortuna, o comunque, più che sfortuna devi essere un po' più cinico sotto porta, quando hai l'occasione cercare di realizzare, non puoi avere 4-5 occasioni a partita e mettere un gol soltanto. Giusto, dentro, sano cinismo calcistico.
Enrico, stai guardando il meteo, non so se c'è qualche allerta. No, sto cercando di mettere la formazione. Non faccia dello spirito, per piacere. Non faccia dello spirito, per piacere. Eccoci. Di patate. Allora, un attimo, no. Quando parli di meteorologia non lo devi toccare. Ci sono delle situazioni un po' particolari a volte, sai, con gli oggetti elettronici, anche se mi dirai. Sei un maestro in queste cose, però capita anche a me a volte di avere qualche difficoltà tecnica. Andiamo alla regia, eccola qua, vai Enrico. Ci siamo. Diciamo allora, parlavamo di essere più bravi, più cattivi, più questo, più che l'altro. È ovvio che bisogna essere più tutto, però ci sono state delle partite in cui lo Spezia ha dimostrato, specie al picco, di poter vincere contro chiunque. È vero che col Pescara poi hai concesso, soprattutto per qualche errore individuale di troppo, hai concesso una vittoria che ha un po' cambiato l'inerzia di quelli che erano i risultati. Hai concesso 3 gol. Sì, però se guardiamo lo svilupparsi della partita, il gol determinante è stato quello a fine primo tempo, su quella situazione, sono d'accordo, però è quello che hai concesso 3 gol, cioè alla fine siamo tutti d'accordo. Cioè non è che hai subito o loro hanno creato qualcosa, cioè Tre gol in 4 occasioni. Però ci sono delle disattenzioni e delle situazioni proprio di personali di gioco che ti creano poi prendere il gol. Perché quando si difende, Antonio mi insegna, si difende in 11. Quindi può capitare che la fase difensiva non sia colpa solo della difesa, ma ovviamente anche di qualche mancanza. Proprio per la generosità che hai, soprattutto quando sei in svantaggio, di andare a cercare il gol, molti giocatori a volte si alzano un po' troppo e concedono qualche metro alle loro spalle agli avversari. Questo è un po' il difettuccio, no? Che anche Antonio un po' ha detto prima rispetto alla partita col Brescia, ma anche col Pescara è stata una cosa simile, anche se in realtà i primi 2 gol li abbiamo presi a difesa schierata. Ecco, non dobbiamo prendere un gol da calcio d'angolo come quello che abbiamo preso, quello sicuramente, però ci è capitato in quella situazione a Augello, che è uno di quelli che dal punto di vista dello stacco aereo deve ancora migliorare, magari anche delle marcature in area di rigore. Dobbiamo migliorare nei singoli in alcune situazioni, però ci sono state anche un po' di situazioni che potevano andarti meglio, che ti è girata un po' male. Andiamo alla formazione, dai. Perché l'importante è essere equilibrati come squadra, credo, al di là di poi la propensione offensiva, che quella ci deve essere sempre. Curiosi della formazione anti-Benevento. La ricerca deve essere sempre quella dell'equilibrio in campo, ovviamente credo che questa sia la prima cosa anche che ricerca lo stesso Marino, nonostante sia un allenatore che predilige il gioco offensivo. Ipotizziamo che al posto di Bartolomei squalificato ci sia Maggiore, sì. Ipotizziamo che la difesa resti uguale, ipotizziamo che davanti torni titolare Bidawi con Okereke e al centro dell'attacco ci sia Galabino. Mastino in panchina? Dovrebbe recuperare anche Giasi, che si sta allenando questa settimana, quindi anche Giasi dovrebbe essere recuperato. Discorso Mastino è un discorso a parte, anche ieri Marino ha fatto dei riferimenti su questo, dice a volte ti trovi con dei giocatori che ti mancano da tanti mesi e li devi valutare solo in allenamento, non riesci a capire i minuti delle gambe che hanno, se la partita saranno decisivi, quindi quando soprattutto nello stesso ruolo ne hai tanti, perché Mastino a questo punto se entrasse, ma non perché Mastino non è bravo, perché secondo me è uno dei migliori interpreti in questo momento che noi abbiamo per giocare sulla destra nel 4-3-3, perché può rientrare col suo mancino. Vero, vero. Ok? Quindi, dicendo questo, ciò non toglie che però in questo momento Giasi ha fatto bene, Okereke ha fatto bene, Bidawi fa bene, cioè, quindi andresti a forzare il rientro di un giocatore di cui non sai ancora nemmeno la tenuta fisica. Ecco perché diciamo che Mastino secondo me rientrerà, ma rientrerà probabilmente gradualmente, entrando 10 minuti una partita. Okay. Poi se lo porta già in panchina in questa non te lo so dire, perché ovviamente bisogna capire. Però è sempre un giocatore che può dare
un qualcosa di diverso durante la partita. Sì, Massimo, ma io sto dicendo, vabbè, certo, ti sto dicendo quello che dice Marino. È che dopo uno, dopo dice, 8 mesi lo metti titolare. Capire, perché magari lo metti in campo e ti fa, ti fa 50 minuti alla grande, però non lo puoi sapere. Però dopo 8 mesi non puoi mettere in campo un giocatore. No, che ma infatti. Titolare quando sai che lo devi cambiare, cioè già un giocatore che devi cambiare. Quindi è per quello che probabilmente forse farà panchina stavolta, non lo so. Se dovesse far panchina può darsi anche che entri, sì, certo. Ma se là davanti abbiamo tutti, comunque sono certo, tanti. Però può essere sempre un'arma in più durante la partita. Benissimo, sì. Abbiamo una chicca. Non toglie che Mastino, io sono un estimatore. Mastiniano. Andiamo a vedere una chicca, no? Antonio, mandiamo l'audio, regia, vai. Si vede un po' male, ma perché risale agli anni Ottanta. Una partita delicatissima e difficile per il Barletta, questo esordio. Perché giochiamo con una squadra che punta al primato, speriamo di far bene, incominciare bene. Così ecco, una soddisfazione. Antonio, la voce è sempre la solita, Chi è? È Angelozzi. Qui Don Angelozzi che giocava nel Barletta contro Antonio Sassarini. Che giocatore era? Eri più bravo te di lui, in campo. Non fa sti paragoni. No. Ho sempre trovato l'avversario. Dove giocava? A centrocampo? No, lui giocava in difesa, era libero come me. Sì. Hai capito? Abbiamo trovato questo... Immagini davvero incredibili. Che partita era? Barletta-Catanzaro? Vabbè, la prima di andare, Barletta-Catanzaro era questa. L'anno della promozione Catanzaro in Serie A? B. In B, dalla C alla B. Dalla C alla B. 84-85. Bei tempi per te che hai fatto davvero... Perché Catanzaro poi ha fatto anche la Serie A, Catanzaro è giocato a Foggia, tra l'altro saremo col Foggia, Palanca. Tra due domeniche, due partite in casa, domenica alle 15 col Benevento, poi di nuovo alle 15 con il Foggia. Sì, può essere quella svolta, tra virgolette, cioè se questa volta riusciamo ad essere in queste due partite, riusciamo a essere più cinici davanti, che magari facciamo il risultato, allora passa anche quella paura, tra virgolette, di essere la bella incompiuta, no? Sì. Sai, quella, quando ti trovi lì che dici, ma siamo bravi, però... Foggia è un'altra squadra di queste, sì, però capito? Diciamo che una cosa, anche la classifica adesso la vedi così, però tu hai giocato una partita, gli altri ne ha giocate tre, lo so Massimo, è difficile, però adesso con questa campionata di te, guarda la classifica e dice, no, ma certo, come la stagione eravamo là che potevamo arrivare primi, adesso siamo due partite in casa per capire se questo Spezia può essere da playoff. Sicuramente ti può cambiare. La classifica la puoi vedere in modo più tranquillo, cioè tu oggi hai letto una classifica che dici sì, 4 punti dal Benevento, però 5 devo stare attento dietro, in realtà non ho fatto punti nelle ultime 3 partite perché due le hai giocate ma le hai perse e due non le hai giocate, certo, quindi sì. Nelle ultime 4 partite ti hai fatto 0 in un mese. Poi, è vero. Se posso aggiungere una cosa, giura. Perché parlavamo anche di difesa giustamente, perché è giusto parlare di tutto quando puoi prendi anche difesa. Gol. No, sì, ripartiamo da capo, torna alla difesa perché non ne abbiamo parlato, ma è da sottolineare che nelle ultime due partite che è stato titolare Capradossi è stato uno dei migliori, assolutamente. Quindi, te lo approvo, che sennò poi sembra che non li citiamo quelli che nella puntata Padova è stato il migliore, però l'unica stadio, cosa che nella puntata l'unica cosa che abbiamo stabilito è che il centrocampo non ha problemi perché non abbiamo detto parlato. Niente. Vabbè. No, non dire così che sennò siamo qui un'altra mezz'ora. Il centrocampo c'è la giusta abbondanza, difesa e attacco sempre dei problemi, centrocampo no, anche loro niente. Devono segnare di più, anche se in realtà due gol Crimi, un gol Bartolomei e un gol maggiore. Beh, cioè, quest'anno c'è qualche gol hanno fatto. Vogliamo i gol di Ricci, anche vogliamo se Ricci è più gol... difficile perché gioca più dietro, però a me è piaciuto molto a Salerno Ricci. Da casa ci scrivono sabato, no, domenica vinciamo 1-0 con gol di Galabinov, ma io direi che è risultato perfetto. Guardiamo un po' che cosa succede. Io sono uno estimatore di Galabinov perché Galabinov per me è uno degli attaccanti più forti della B, cioè in guarda generale. Che hai scommesso male, no, ma è vero così. Baez su forte, ma sapete, Baez è un ragazzo giovane, era uno dei però, più belli della B, però continua a giocare, sì vabbè, un cross sbagliato, però continua a giocare in B, quindi vuol dire che è proprio così scarso, sennò sarebbe già finito. È anche un molto sì, che la Fiorentina se vai a chiedere bravo, quanto ha speso per comprarlo sbiancano al procuratore bravo. Però... grazie Antonio Sassarini, grazie Enrico Lazzari, grazie a Massimo Casseri. A voi. Domenica alle 15 Spezia Benevento, noi ci ritroviamo lunedì per Proviamoci su TLS e poi giovedì per Voglia di Spezia. Arrivederci. Arrivederci. Sì.